Vediamo oggi come parte del ripasso una introduzione metodologica a codice fisica, affrontare e sperabilmente risolvere un problema in fisica. Secondo me è un punto delicato che è opportuno chiarire bene. Dopo vi allegherò il PDF alla lezione di oggi. Cominciamo con alcune considerazioni che potrebbero essere banali, ma in realtà vi garantisco che non sono. Ma affrontare un problema di fisica non è semplicemente giocare delle formule o mettere in gioco, che ne so, dei calcoli. Non è un esercizio di matematica, anche se la matematica gioca un ruolo molto importante. È un modo per esprimere la vostra fantasia, la vostra creatività, perché le strade per risolvere un problema possono essere tante, d'accordo? E questa attività comporta diverse tappe, ovviamente io sono individuate alcune, che è bene che siano chiare nella testa di chi affronta questo tipo di attività. Perché saltarne una o più di una normalmente non ha effetti positivi. Quello che di solito lo studente fa alla fine è bene farlo all'inizio. Okay? L'esercizio, il problema di fisica, non ha lo scopo di riempire il quaderno o gli appunti. Il problema di fisica si affronta quando si è pronti, cioè solo dopo che l'argomento l'ho studiato a fondo. Quindi per prima cosa è sempre bene andare a studiarsi bene il libro di testo, ma potrebbe anche non bastare. Quindi vado in cerca di risorse aggiuntive, alternative o di approfondimenti se mi serve, o se l'argomento vi interessa. Okay? Solo dopo questa fase affronto il problema. Lo stesso vale in matematica, lo stesso vale in scienze, in realtà lo stesso vale in latino, o in altri contesti, quando so, ho gli strumenti del mestiere, tra virgolette, vado a fare la prova. Affrontare un problema di fisica è un esperimento per capire se ho capito o no. È, se volete, in scala ridotta, quello che si fa nella ricerca scientifica, solo che nella ricerca scientifica il libro di testo non c'è. Cioè, l'esercizio, il problema, devo inventarlo. La ricerca consiste non solo nel trovare la risposta, ma nel cercare le domande. Questa è la cosa più importante. Ditemi se sentite bene, mi raccomando. Secondo punto. Il testo, a leggerlo bene, contiene già la risposta. Nel testo, se letto attentamente, trovate parole chiave che vi guidano su come risolvere, o quantomeno vi danno indicazioni sul metodo, sulla strada da intraprendere. Quindi esaminare bene il testo è cruciale. Attenzione, perché questa attività dovrete farla durante l'esame di Stato, perché avrete da affrontare problemi di fisica. Quindi allenare bene a questo è cruciale. Poi viene il pezzo forte. Di che cosa stiamo parlando? Dopo che ho letto il testo, mi chiedo, questo problema a quale fenomeno fisico, o fenomeni, potrebbe essere più di uno, fisico, si riferisce? Che cosa coinvolge? Qual è la o le fette di fisica che mi servono? Che devo quindi, e torniamo al primo punto, andare a ripassare se non me le ricordo. Questo è fondamentale, perché limita l'ambito degli strumenti che mi servono per risolvere il problema. Okay, alcune cose possono essere rilevanti, altre no. Poi una cosa che lo studente raramente fa. Devo vedere il problema.
devo fare una rappresentazione grafica, un disegno, uno schema, uno schizzo, non voglio un olio su tela, ovviamente, ma qualcosa che me lo mette davanti agli occhi. Perché? Perché disegnare o fare un grafico o uno schema mi obbliga a riflettere su qual è il contenuto del problema. Devo rappresentarlo. E non posso rappresentare una cosa che non ho capito o non conosco. In modo schematico, certo, in modo semplificato al massimo, d'accordo? Ma l'essenziale deve esserci. Quindi qui metto in gioco quello che ho capito del problema e lo vedo. Ok, abbiamo capito, abbiamo letto il testo, abbiamo capito di cosa stiamo parlando, abbiamo illustrato il fenomeno in corso, adesso devo mettere sul banco le regole del gioco. Quali sono la o le equazioni relative a quel fenomeno? Scrivo i principi generali. Attenzione, qui un errore. Una cosa strana che succede spesso, e non è ben chiaro perché, è questa. Lo studente, o chi affronta il problema, non è scritto che facciamo, quindi non lo so gli studenti, tenta di ricordare un problema simile risolto, che ne so, un mese prima, un anno prima, 3 anni prima, e mette in campo la soluzione finale. Ma non è detto che quella sia adeguata, perché magari è il risultato di ipotesi che nel vostro problema non sono accettabili o non sono da scontare. Invece, se parlo, che ne so, di dinamica, i principi della dinamica sono sicuramente applicabili. Se parlo di termodinamica, le leggi della termodinamica sono sicuramente applicabili a quel processo. Quindi scrivo i principi generali relativi a quel fenomeno, nella forma più completa e generale possibile. E me li scrivo sul testo, sul foglio, sul quaderno. D'accordo? Dopodiché confronto quello che ho scritto col mio disegno. Perché? Perché devo formalizzare ciò di cui il disegno parla, le ipotesi, parlo del moto di, che ne so, un sasso che cade, scrivo le equazioni del moto, ma devo anche introdurre un sistema di riferimento cartesiano, perché mi serve per indicare la posizione del sasso. Quindi torno indietro, se volete, completo il disegno. Quello è indispensabile. E questo è il sesto punto. Cioè, i principi generali poi li semplifico, li applico al mio problema. Ok? Li scrivo introducendo quello che so. Questo mi obbliga a distinguere quali sono i dati del problema e quali sono le incognite del problema. Qui posso operare scelte diverse. Anche qui, se devo parlare per esempio di energia potenziale, fisso il livello di energia potenziale zero al livello che mi è più comodo. Quello è arbitrario, quello che invece ha significato fisico sono le variazioni di energia. Quella è una scelta che posso fare usando una cosa che mi semplifichi la vita. Ok, ma questo lo faccio una volta che dico, ok, il principio è questo e nel mio caso lo scrivo così. Perché so questo? E perché questa equazione contiene la mia incognita, che è quella che mi porterà alla strada della soluzione. E attenzione, un'altra cosa fondamentale, le grandezze fisiche non sono numeri e basta, o nella maggior parte dei casi, sono numeri con le unità di misura. Se io scrivo che l'energia è 5 joule, non è 5 e basta, è 5 joule. E quando andrò a giocarmi la carta energia, metterò il numero e l'unità di misura. D'accordo? Questo è fondamentale. Ultimo punto, e quindi risolvo le equazioni. L'errore è dietro ogni angolo, anche nel migliore dei casi, e si impara solo sbagliando, come avevo già avuto modo di dire. Per cui quando ho ottenuto il risultato,
Questo il processo non è finito. Un punto chiave è dire: ho tenuto qualcosa di sensato o no? Ok, la calcolatrice mi dice che il tempo è meno 4 secondi. Ha un senso? È plausibile? È interpretabile? Potrebbe essere di sì, ma raramente è raro che un tempo venga con un valore negativo, significa che è precedente all'istante zero. Potrebbe avere un significato fisico. Se non ce l'ha, se devo scartare quella soluzione, magari ho 3-4 soluzioni, di buona ce n'è una sola, devo motivare quelle che prendo e quelle che non prendo per buone. Ce ne ho più di uno. Se mi viene una massa negativa, è ovvio che ho fatto qualche errore. Okay? A meno che non stiamo parlando di fisica teorica, di particelle elementari, per cui c'è anche l'antimateria. Ma è raro che facciamo qua. È chiaro? Fatto questo, ho concluso il problema. D'accordo? E a quel punto lì lo rivedo, lo riguardo. Sempre bene riguardare. Il mio dentista dice sempre: se sei sicuro, controlla. Ok? Gli esempi valgono 10.000 parole, qui c'è riassunto. Andiamo a vedere un esempio dove giochiamo queste carte. Un esempio molto semplice, usare la felicità, ma insomma, un esempio un po' banale, magari è più facilmente comprensibile. Prendiamo il seguente problema, dopo se volete vedere la vita e solo preso. C'è un razzo fatto di due stati. Il razzo parte, il motore si accende, il razzo parte, sale verticalmente e quando è a un'altezza di 5.000 metri, 5 km, è raggiunto una velocità di 200 metri al secondo, il motore principale del razzo, il modulo del motore, si stacca, quindi va nel suo. A noi interessa il moto del modulo che si stacca. E si chiede, trascurando la resistenza dell'aria, qual è l'altezza massima a cui arriva il modulo spento del motore, e che velocità raggiunge quando si trova una quota di 6 km. Ci sono due domande. Ok? Tutto chiaro? Qui quali sono le parole chiave? Il moto è verticale. Trascuro la resistenza dell'aria. E parlo di posizione, velocità, non di tempo. Ci andiamo a studiare la teoria che comporta questo, se non l'abbiamo già fatto. Questo abbiamo già visto, ci interessa il modulo spento, ok? E a una certa quota si stacca dal resto del razzo che va per il suo moto, avrà altri motori, e segue un moto verticale. Facciamo un disegno. Questo disegno l'ho preso dal testo, ovviamente non potrei mai fare un disegno così bello. Questo è il nostro modulo in questione, qui c'è il vettore velocità rappresentato. E lui può fare anche schematicamente solo un puntino per il resto del razzo e un puntino per questo. Non è un problema questo, d'accordo? Punto cruciale. Qual è il fenomeno fisico coinvolto e quali sono le equazioni che ci interessano? Se non c'è attrito con l'aria, quindi conta solo l'accelerazione di gravità. Quindi si tratta di un moto uniformemente accelerato. La posizione è verticale, quindi associerò al sistema un sistema di assi cartesiani ortogonali di cui mi interessa la coordinata verticale, che è y. Ok? Ecco il nostro disegno con le equazioni in gioco. Qui c'è un asse verticale,
qui c'è il razzo quando il modulo si stacca, la terra la fisso a quota zero, questo non è arbitrario, lo decido io. Siccome mi dice si stacca a 5 km da terra, mi conviene mettere lo zero a terra, ma potrei mettere benissimo lo zero qua, nessuno me lo chiede. A quel punto il suolo ha una coordinata di meno 5.000, okay? Fissiamo lo zero qui, il punto iniziale, quindi questa quota y0 5 km e y0 è la velocità del punto, dell'istante in cui il modulo si stacca. Qui ho le tre relazioni relative a qualsiasi cosa si muove di modo uniformemente accelerato, ed è il caso nostro perché l'accelerazione non cambia, vale meno, perché meno? Perché se io fisso la mia y che sale verso l'alto, allora l'accelerazione, essendo verso il basso, avrà un verso negativo, perché la velocità aumenta verso il basso, l'accelerazione è diretta verso il centro della Terra. Okay? E poi dico che il mio cronometro scatta, non ci interessa per adesso perché tengono più in volto, ma in ogni caso scatta quando il modulo si stacca. L'istante in cui il modulo si stacca è quello in cui il mio cronometro segna 0 secondi. La quota partenza, che la quota in questo istante di 5 km e la velocità del mobile in questo istante di 200 metri al secondo. Questo è quello che so. Ok? Posso andare avanti? Bene? Adesso riscriviamo le equazioni di prima e scegliamo quella che ci interessa a noi. Qui sono i principi generali, le tre regole, le tre leggi che valgono in qualunque modo uniformemente accelerato. Normalmente le vedete scritte con la x perché i modi sono orizzontali, in questo caso c'è la y perché il modo è verticale. Ok, alcune cose le abbiamo già inserite. Ritorniamo a focalizzare il testo del problema e il nostro disegno. Il testo chiede ad esempio una quota, chiede una posizione, qual è la quota massima alla quale arriva il modulo. Che significa massimo? Quota massima è la parola chiave. Qual è la quota massima? È la quota alla quale il modulo si ferma, perché se non si fermasse non sarebbe quella, quella massima. Ok? Quindi è quella in cui la velocità è zero. Quindi quella è la condizione che ci guida alla soluzione. Inoltre cercherò un'equazione che coinvolge quindi l'accelerazione, certo, la velocità e la posizione, perché il tempo non mi interessa, non mi chiedono in quanto tempo arriva quella quota. D'accordo? Quindi uso la relazione, qui rispondiamo alla domanda A, tra velocità e posizione. Questa è l'equazione generale, poi qua dentro la inserisco i dati che conosco, il tempo è trascurato, non ci interessa, la quota iniziale è 5 km, la velocità iniziale è 200 metri al secondo e A che vale meno 5,81. La condizione per risolvere il problema è fissare il fatto che la quota è massima quando la velocità è zero. Quindi inserisco queste grandezze nel principio fisico che ci interessa, la tengo questa equazione dove ho una sola incognita, il resto lo riconosco tutte. Attenzione, si mettono dei valori numerici dopo aver ottenuto la formula risolutiva ultima, non si mettono mai i numeri prima di avere l'espressione formale, letterale, generale. Perché? Perché se metto i numeri, okay, potrei commettere errori di calcolo e quindi perdo tutto. Se invece risolvo prima il problema dal punto di vista generale, okay, ho capito qual è la soluzione, ma magari faccio un errore di calcolo alla fine. È chiaro che un errore qui o un errore qui pesano in modo enormemente diverso. Dopodiché inserisco non solo, come detto prima, la parte numerica, ma la parte di numero e unità di misura, perché anche quelle fanno parte del gioco.
se mi serve una posizione, non posso ottenere qualcosa che non sia metri o qualcosa che misura una posizione. Ottengo metri al secondo, ho sbagliato qualcosa. E questo, la velocità di misura non deve apparire magicamente alla fine, viene dai calcoli. Questo si chiama controllo dimensionale. Ok, qui ho metri al secondo al quadrato, quindi metri al quadrato e su secondo al quadrato. Diviso metri al secondo al quadrato, i secondi al quadrato si semplificano, metri al quadrato diviso metri fa metri. Quindi questa è una lunghezza di distanza che posso sommare con questo. Se non metto l'unità di misura, questo controllo non lo posso fare. E magari mi sono ricordato di fare una sbagliata e qui alla fine trovo che ne so, metri al quadrato più metri non posso fare. Dico, ho sbagliato qualcosa nella formula. Le unità di misura non possono apparire dal nulla alla fine. Come nei monomi in algebra. Nel calcolo letterale uno non tiene conto solo della parte numerica, tiene conto anche delle lettere, guai se non lo fa. Insegnante matematica che mette un segno rosso che non finisce mai più. Qui perché buttare via le unità di misura che si comportano come i monomi dell'altro, né più né meno. Hanno lo stesso diritto di apparire qui del 200. Ma che 200 è più bello? È vero che nella calcolatrice M su S non lo posso mettere, d'accordo? Però quando faccio il calcolo avrò il risultato numerico, ma il risultato numerico deve essere accompagnato da un'unità di misura che risulta dai calcoli, dall'algebra. Non dal fatto che per forza devo tenere metri. Ottengo metri se metri vengono fuori. Non viene fuori dal nulla l'unità di misura. È parte del gioco. Ottengo 7 km circa, un poco di più. Punto B. Quella è la velocità a 6 km. Perché io posso usare questa relazione in modo diretto, che mi solleva direttamente da B. Sostituisco quello che mi serve e attenzione, qui trovo, ecco, riflettere sulla ragionevolezza delle sintassi, due numeri. Questa equazione mi dà di quadro. Se faccio la radice quadrata, l'algebra mi dice sì, puoi avere più 142, 143 metri al secondo, ma anche meno. Questi risultati hanno un senso, sono ragionevoli, sono buoni tutti e due. La risposta è sì. Perché? Perché mentre il modulo sale, ok, la velocità è positiva, è negativa quando scende. Se la quota massima è 7 km, il modulo passa dai 6 km in due istanti diversi, salendo e scendendo. Ecco perché ho due segni di velocità. Il segno più è mentre sale, il segno meno è quando scende. Dopo aver raggiunto la quota massima, scende. Quindi i due risultati sono fisicamente sensati entrambi, quindi li tengo tutti e due. Il modulo della velocità in ogni caso è 143 circa metri al secondo, d'accordo, ma può avere due orientazioni diverse, diverse. Non sono autorizzato a buttare via nessun libro. Ok? Se invece mi avessero chiesto la velocità a una quota inferiore a quella di partenza, vedi, con che velocità raggiunge una quota di, adesso, 3.000 metri, quindi sotto il livello da quando si stacca, allora contava solo il segno meno, perché la parte col più è relativa al fatto che sarebbe stata la velocità con cui quel modulo saliva se il modulo fosse stato dello stesso tipo durante tutto il percorso. Ma da 0 a 5.000 metri il moto non è un moto uniformemente accelerato, perché stanno funzionando i motori. Non agisce solo la gravità. C'è la gravità più la spinta del motore. Quindi in quella fase, da 0 a 5.000, quei principi non valgono più. Non è un moto, o almeno se l'accelerazione è uniforme io non la conosco. Perché non me lo dice nessuno. E non sono autorizzato ad assumere che la situazione sia uniforme. Quindi nel caso mi chiedessero la velocità a una quota di 3.000 metri, devo prendere solo il segno meno.
che è la, quella che il signor Q risponde ad esempio ogni istante in cui il motore era ancora attaccato al razzo madre e i motori erano accesi e quindi il moto non è sotto la sola azione della forza di gravità. Questo lo trovate più o meno, non riesco a trovare niente. Ci sono domande? No. Questo è un problema piuttosto semplice, ma i passi sono questi. Trattarne uno più di uno normalmente non è una buona idea. Ok? E il disegno è essenziale, non è opzionale. È tutto chiaro? Molto bene. Quanto tempo ci rimane? 10 minuti. C'è qualche esercizio che volete proporre, quello che avete visto, che volete che affrontiamo insieme?